Dio è buono, amen. Siamo pronti questa mattina per lodare il nostro Signore. Siamo venuti qua con un'aspettativa, amen. La parola di Dio nel Salmo 5 al versetto 6 dice: molti van dicendo, chi ci farà vedere la prosperità? O Eterno, fa levare su noi la luce del tuo volto. Tu mi hai messo più gioia nel cuore che non provino essi quando il loro grano e il loro mosto abbondano. In pace mi coricherò e in pace dormirò, perché tu solo, o Eterno, mi fai abitare in sicurezza. Amen. Ci crediamo che il Signore ci fa abitare in sicurezza, il Signore ci fa abitare nella sua sicurezza. Amen. Alleluia. Padre nostro, ancora quest'oggi ti diciamo grazie, Signore. Siamo qui, Signore, perché vogliamo lodarti, oh Signore, quest'oggi, oh Signore. E siamo qui con un cuore pieno di gioia, Signore. E con la gioia nel nostro cuore, Signore, ti offriamo il nostro culto, Signore. Grazie ti diciamo quest'oggi, oh Signore. Fa che ogni cosa possa essere guidata dal tuo Spirito Santo, Signore. Ti prego, Signore, di investire i nostri cuori, oh Signore, della tua presenza. Ti diciamo grazie in Cristo Gesù. Amen. Tempo non nel mio, con pazienza aspetterò la risposta tua, oh Dio. Ho bisogno di più di te, la tua volontà farò, solo a te mi affiderò. Alzo gli occhi a te, la mia salvezza. Alzo gli occhi a te, la mia salvezza. Tu sei con me, tu sei con me, nella gioia, nel dolore, sono certo che prova, sono certo che tu sei con me. Nel tuo tempo, non nel mio, con pazienza aspetterò la risposta tua, oh Dio. Ho bisogno di più di te, la tua volontà farò, solo a te mi affiderò. Oh, oh, oh. Alzo gli occhi a te, la mia salvezza. Alzo gli occhi a te, la mia salvezza. Tu sei con me, gioia nel dolore, sono certo che tu sei con me, tu sei con me, nella pace, nella prova, sono certo che tu sei la mia, la verità, la vita che mai finirà, tu sei la gli occhi a te, la mia salvezza. Alzo gli occhi a te, la mia salvezza, la mia salvezza. Tu sei con me, tu sei con me, nella gioia, nel dolore, sono certo che sei con me.
certo che tu sei con me, tu sei con me, nella pace, nella prova, sono certo che tu sei con me. Corriamo verso il Signore, verso Gesù, amen. Facciamo un applauso al Signore sentito, con la gioia nel nostro cuore, amen.
ciechi dona, non c'è nessuno come te. Brilli nell'oscurità, la vita a tutti noi dai, non c'è nessuno come te. Se Dio è per noi, chi ci potrà fermare? E se Dio è con noi, chi sarà contro noi? E se Dio è per noi, chi ci potrà fermare? E se Dio è con noi, chi sarà contro noi? E se Dio è per noi, chi ci potrà fermare? E se Dio è con noi, chi sarà contro noi? E se Dio è per noi, chi ci potrà fermare? Questa mattina al tuo Dio che Lui è grande, dillo al tuo Dio che Lui è potente in questa mattina, apri il tuo cuore al tuo Signore, al tuo Dio, apri questa mattina il tuo cuore. Thank you.
stretta canterò un canto nuovo a te, mi alzerò anche se sarò solo, griderò mio Dio grande tu sei, seguirò la strada stretta. Se nessun viene con me, ancora
sei per me. Guardo al premio che è davanti a me, lascio ogni cosa inutile. Gesù, voglio vivere per te. Seguire Cristo, io ho deciso di seguire Cristo, io ho deciso di seguire Cristo, indietro no, non tornerò. Il mondo lascio. Il mondo lascio, la croce prendo. Il mondo lascio, la croce prendo. Il mondo lascio, la croce prendo. Indietro no, non torno. Alleluia Signore, il mondo lascio e la croce prendo. Alleluia Gesù, gloria a te. Grazie per quella croce Signore. Grazie Gesù, grazie Signore. Alleluia Gesù. Gloria a te Signore. Alleluia Gesù, gloria al tuo nome. Oh, gloria a te Gesù. Alleluia Gesù. Alleluia Gesù. Oh, gloria al tuo nome, Signore. Santo sei Gesù. Apriamo il nostro cuore al Signore affinché lo Spirito Santo possa agire, affinché lo Spirito Santo possa toccare i nostri cuori. Lasciamo che lo Spirito Santo possa lavorarci, che lo Spirito Santo possa parlarci. Alleluia Gesù.
gloria a te, Signore. Grazie, Signore, grazie, Gesù, gloria a te, Signore. Gloria al tuo nome. Alleluia, Gesù. Alleluia. Gloria al tuo nome, Signore. Meraviglioso sei, Gesù, meraviglioso sei, Signore. Stelle e il sole ci si spensero al tuo nome, cuore santo del mondo, il corpo sulla croce, il sangue suo versò di ogni male. Guardando
le nostre mani e cantare alleluia al nostro Signore. Alziamo le nostre mani e cantiamo alleluia, alleluia Gesù, alleluia, gloria al tuo nome, Signore. Cantiamo alleluia, cantiamo alleluia, l'agnello è il vincitore. Cantiamo alleluia, cantiamo alleluia, cantiamo alleluia, l'agnello è il vincitore. Cantiamo risorto, Signore, per ognuno di noi. Grazie, Signore. Grazie, Gesù. Grazie. Alleluia, Gesù. Alleluia. Santo sei, Signore. Oh, Rasciara Sara Marecchia. Alleluia, Gesù. Gloria a te, Padre. Grazie, Signore. Ti diciamo grazie, Signore, grazie Gesù, perché sei il nostro Dio, Signore. Grazie perché noi siamo vincitori in te, Signore. Grazie, oh Padre, grazie Gesù, grazie Signore per quello che hai fatto su quella croce, perché sei morto per ognuno di noi con grande sofferenza ma con un cuore pieno di amore, Signore. E ti diciamo grazie questa mattina, Signore. Abbiamo un cuore pieno di gratitudine, Signore. Grazie, Signore. Ti vogliamo pregare anche per le richieste del nostro popolo, Signore. Le presentiamo davanti a te. Ti vogliamo pregare per il padre del fratello Salvo in Corvaglia, Signore, che è in ospedale, Signore, per problemi respiratori, Signore. Noi sappiamo che tu sei il Dio che può ogni cosa, Signore, e lo presentiamo davanti a te, Signore, affinché tu possa veramente intervenire, Signore, al padre del fratello Salvo in Corvaglia, Signore. E ti preghiamo anche per la sorella Sandra De Blasio, Signore, che non sta bene, Signore, la presentiamo davanti a te. Tu sei il Dio delle grandi e delle piccole cose, Signore. Tu sei il Dio che vede ogni cosa, Signore. Ti chiediamo di stendere la tua mano su questi due bisogni, Signore, ma stendi la tua mano, Signore, anche su tutti i bisogni di ognuno di noi, su tutti i bisogni della tua Chiesa, Padre. Grazie, Signore, grazie Gesù. Signore, ti vogliamo presentare anche la tua parola, Signore, che quest'oggi verrà detta, Signore, verrà esposta, Signore, affinché la guida del tuo Spirito Santo possa essere sul servitore che predicherà, oh Signore, la tua unzione, Signore. Fa, oh Padre, che veramente anche tutti quelli che ascolteranno, Signore, potranno avere un cuore aperto per ricevere quello che tu ancora oggi ci vuoi dare, Signore. Ti diciamo grazie perché sei un Dio buono, Signore, e non ci stancheremo mai di dire che tu sei buono. Grazie, Signore. Presentiamo ogni cosa davanti a te in Cristo Gesù. Amen. Amen. Alleluia, Gesù. Voglio chiamare i fratelli preposti per l'offerta. Prova, prova. Facciamo pregare sorella Anna.
Grazie Padre, siamo qui per ringraziarti e per lodare il tuo santissimo nome, perché sappiamo che tutto quello che noi riceviamo lo riceviamo solo per il tuo amore, per la tua benevolenza verso di noi. E siamo qui, Padre, umili a donarti quello che i nostri cuori, le nostre mani possono, con cuore allegro e pieni di amore e ringraziamento per te. Ti prego di benedire ogni donatore. Alleluia Gesù. Scusate, ti prego di benedire ogni donatore e di donargli benevolenza, la tua benevolenza ora e per sempre, nel nome di Gesù, il benedetto in eterno. Amen. 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 Gloria a Gesù. Gloria al Signore. Alleluia. Mentre stavamo lodando il Signore, nella mia mente risuonava l'affermazione, o risuonavano le affermazioni fatte dall'autore all'Epistola agli Ebrei, quando scriveva e diceva: anche noi dunque, dopo aver considerato, esaminato la schiera di uomini di fede che ci hanno preceduti, o che l'avevano preceduto, anche noi dunque, poiché siamo circondati da una così grande schiera di testimoni, deponiamo ogni peso e il peccato che così facilmente ci avvolge e corriamo con perseveranza. Lo voglio ribadire, e corriamo con perseveranza la gara che ci è proposta, fissando lo sguardo su Gesù. Dove stai guardando? Noi siamo chiamati a correre guardando a qualcuno che veramente ci può sostenere e incoraggiare in questa corsa. Il suo nome è Gesù. Fissando lo sguardo su Gesù, colui che crea la fede e la rende perfetta. Per la gioia che gli era proposta dinanzi, egli sopportò la croce, disprezzando l'infamia, e si è seduto alla destra del trono di Dio. Considerate perciò colui che ha sopportato una simile ostilità contro la sua persona da parte dei peccatori, affinché
non vi stanchiate, lo ribadisco, affinché, lo rileggo, affinché non vi stanchiate perdendovi d'animo. La mia, la nostra preghiera, Signore, aiutaci ad essere perseveranti, aiutaci a guardare sempre a te, tenere lo sguardo sempre rivolto verso di te. Aiutaci, Signore, a non stancarci e a non perderci d'animo. Amen. Sono tutti degli aspetti che ci incoraggiano ad andare avanti. Gloria a Gesù! Il Signore è buono e rimane sempre buono. La Bibbia dice che la sua bontà dura per sempre e dura in eterno. La Bibbia dice che Dio è un Dio fedele, e fedele è colui che ha fatto le promesse. E noi siamo grati al Signore per la sua fedeltà, siamo grati al Signore per le sue promesse che hanno in Lui e per noi il sì e l'amen. Alleluia. E noi benediciamo il Signore. Fratelli, benediciamo il Signore. Lodiamo il Signore, perché Lui è degno di ricevere tutta la lode, l'onore, la gloria da ora e per sempre in eterno. Amen. Gloria a Gesù. Siamo contenti ancora in questa mattina di poter trascorrere questo tempo insieme alla presenza del Signore. È bello sapere che quando noi vediamo qui, quando ci ritroviamo come questa mattina, incontriamo i fratelli e le sorelle, ma soprattutto insieme incontriamo la presenza di Dio, la presenza del Signore Gesù. Ed è bello poter condividere la sua presenza, poterla condividere nella nostra vita, poter condividere questi momenti. Amen. È la sua presenza che fa la differenza quando noi ci ritroviamo insieme. Amen. Voglio dare un caloroso benvenuto a tutti voi che siete qui questa mattina, un caloroso benvenuto a quanti forse sono qui stamattina per la prima volta. Non mi pare di vedere dei visi sconosciuti a me, più o meno siamo tutti conosciuti, ma un benvenuto a tutti. E se c'è qualcuno forse che mi sfugge per la prima volta in visita, va il nostro caloroso benvenuto a voi che siete qui per la prima volta e che in questa mattina possiate fare un'esperienza personale con Gesù. Benvenuti non tanto nella Chiesa evangelica, mi piace sempre ricordare questo fatto, questo aspetto, che noi non professiamo e non vogliamo e non è nessuna nostra intenzione di professare una religione, una denominazione o quant'altro di terreno, ma noi professiamo Gesù Cristo il Signore. Professiamo e crediamo, predichiamo e abbiamo fatto un'esperienza e continuiamo a fare esperienze con il Signore. Gesù, domenica eravamo quasi con la sala piena, questa mattina abbiamo diversi posti vuoti, è vero che ce l'abbiamo sempre, ma vedo che diversi sono assenti, non sappiamo le motivazioni, per qualcuno abbiamo pregato ancora stamattina in quanto ho qualche problema di malessere, malattie, vogliamo pregare per quanti non stanno bene. Di altri non sappiamo, però sarebbe buono quando noi ci assentiamo per motivi soprattutto contingenti, che non stiamo bene, è bello poter informare la Chiesa e anche chiedere preghiera alla Chiesa. Impariamo a chiedere preghiera alla Chiesa. Sapete, c'è una grande potenza, c'è un grande beneficio che noi riceviamo quando c'è una Chiesa intera che prega. Nel libro degli Atti degli Apostoli si parla della Chiesa che era riunita in preghiera e quella preghiera ottenne un grande esaudimento al punto tale, dice la Scrittura, che il luogo dove erano riuniti addirittura tremò. Sapete, c'è una grande potenza, un grande beneficio quando noi ci accordiamo in preghiera. Quindi impariamo a chiedere preghiera, ma anche a informare, così almeno sappiamo il perché dell'assenza o perché ci assentiamo. A volte sento qualche lamentela, non vado in chiesa e nessuno mi dice niente, non sappiamo niente, ma a volte non vediamo alcuni che sono presenti in chiesa e non sappiamo niente
perché non ci fanno sapere notizie, e quindi è bello pure anche poter condividere, far sapere che ci siamo, non siamo presenti, ma ci siamo, e forse ci dobbiamo assentare per motivi nostri, che non siamo nemmeno tenuti a dirlo, però quantomeno almeno sappiamo che stiamo bene, e quindi possiamo eventualmente pregare, ma stare pure tranquilli, perché i motivi o il motivo dell'assenza non è dovuto magari a impegni o a malattie o quant'altro. Amen. Questo è il senso di comunione e di comunità. Dico sempre che la Chiesa deve essere vissuta. Amen. Ci deve sentire il senso di appartenenza. Io la sera, quando arrivo a casa e magari ritardo, chiamo mia moglie e dico: guarda che ritardo, ma comunque ci sono, arrivo. E lei sa, noi sa che comunque sono in mezzo al traffico, ho qualche magari problema di coda, però sa che sono là, ci sono, e comunque sto arrivando a casa e faccio sempre parte della famiglia. Lei, come io posso contare su di lei, lei può contare su di me, che arriviamo a casa. Quindi noi siamo una famiglia e dobbiamo vivere il senso della famiglia che il Signore ci ha dato. Amen. Gloria a Gesù. Questa mattina non siamo sorgente di vita. Gloria a Gesù. Un amen accorato, sentito. Amen, è bello poter adorare insieme il Signore. Ricordiamoci che il culto non lo tiene solamente chi fa la presidenza o il pastore. Siamo tutti noi con un amen, con un gloria a Dio, con un alleluia, con un alleluia, con un gloria a Dio, che facciamo il nostro culto. Sapete, da questa parte, quando qualcuno predica o dice qualcosa, no? Sentire l'amen o il gloria a Dio o l'alleluia, vi posso garantire quanto incoraggia. Bisogna provare per credere, è incoraggiante, perché ancora di più si prende forza, e prendiamo forza nello stare insieme. Amen. Gloria a Gesù. Bene, siamo qui per lodare il Signore ci sta benedicendo e continuerà a farlo. Voglio dare qualche annuncio riguardo alle attività della nostra Chiesa, della nostra comunità. Allora, voglio ricordare martedì sera la consueta riunione di preghiera. Giovedì lo studio biblico si terrà nelle varie zone, o noi chiamiamo cellule, quindi voglio incoraggiare la partecipazione alle cellule. E ricordo che la cellula è un luogo dove si deve tenere lo studio, un luogo dove si deve uscire da quell'incontro edificati. Amen. Quindi un luogo dove c'è uno studio che tutti quanti si tiene insieme, e bisogna soffermarsi a considerare lo studio ed intervenire. Non è un monologo tenuto solo dal capocellolo, ma è un dialogo. Quindi tutti possiamo intervenire, raccontare esperienze, fare domande, avere risposte. Quindi è importante, c'è una grande benedizione, siamo benedetti. Noi da anni teniamo questi incontri nelle varie zone, e fino ad oggi ringraziamo il Signore perché hanno avuto un grande successo, e così continuerà ad essere. Amen. Continueranno ad essere. Quindi vi incoraggio a partecipare alle cellule. Tutta la Chiesa è stata suddivisa in cellule, e pertanto tutti hanno un capocellula, un responsabile di zona, e quindi potete contattarlo. Non disertate le riunioni né di culto qui in chiesa e nemmeno le cellule. Tante volte i fratelli, i capicellula, mi fanno ogni settimana la relazione, e quindi ci sono alcuni che non rispondono, alcuni non vanno. Non è buono. Colgo l'occasione per incoraggiare a partecipare alle riunioni di cellula. Che vi piaccia o non vi piaccia il capocellula, quello è. Quello è che Dio ha stabilito. Amen. E quindi non dobbiamo andare perché con un capocellula ci troviamo meglio che un altro. È sottomissione mettersi anche, sottomettersi alla leadership che è stata istituita dalla Chiesa. La Bibbia dice che non esiste autorità se non da Dio, e comunque noi siamo chiamati a sottometterci alle autorità che Dio ha stabilito sopra la nostra vita. E adesso voglio avere un amen.
Amen. Ecco, e quindi lo dobbiamo fare con forza e dobbiamo noi mettere in pratica la parola di Dio. Amen. Gloria a Gesù. Poi voglio ricordare che sabato 14 alle ore 10, per coloro che hanno fatto il corso e che sono mai, oramai introdotti, c'è l'incontro presso la casa di cura La Pelucca, la casa di cura di anziani La Pelucca, in via Boccaccio numero 354. E ringraziamo il Signore perché ho ricevuto e ricevo belle notizie anche da questo, perché qui addirittura mi è stato riferito che i responsabili ci hanno dato piena autorità, libertà di poter fare quello che noi dobbiamo fare. Loro sanno che noi andiamo in quel luogo soprattutto per predicare l'Evangelo, e ringraziamo il Signore per quello che noi stiamo ricevendo e per le porte che si stanno aprendo. Questa evangelizzazione, questo è il più grande miracolo che accade nella nostra vita, quando noi ci adoperiamo per predicare la parola e cuori aprono la propria porta alla parola di Dio, quella parola che è in grado di cambiare e di trasformare le anime. Amen. Gloria a Gesù. Noi siamo contenti e felici per quello che stiamo facendo, perché in fondo questo è il compito che noi abbiamo ricevuto, quello di andare. Andate per il mondo e predicate l'Evangelo. Amen. Noi dobbiamo predicare il Vangelo. Questo spetta a noi. Tutto il resto poi lo farà il Signore, e Dio che fa crescere. Amen. Il miracolo più grande è la salvezza delle anime, e questo lo voglio ricordare, lo voglio ricordare con forza. Anch'io sono molto desideroso di vedere grandi miracoli. Voglio vedere persone che si alzano dalle carrozzine, voglio vedere miracoli proprio. Ma quello, il miracolo che tocca più di tutti il mio cuore, è quando vediamo le anime che vengono strappate dal diavolo, dalle mani del diavolo, amen, e vengono inserite in un mondo dove ci porta la salvezza, amen, quindi nel paradiso. Noi ci dobbiamo adoperare per spopolare l'inferno e popolare il paradiso. Amen, gloria a Gesù. Questo è il compito della Chiesa. Gesù diceva: quale beneficio ne può trarre l'uomo se conquista tutto il mondo, sta bene in salute, ottiene tutti i benefici di questo mondo e poi perde l'anima sua? L'anima è la cosa più importante. Amen, gloria a Gesù. Poi voglio ricordare che oggi pomeriggio alle ore 17:19, quindi in serata più che pomeriggio, avremo qui l'incontro evangelistico, perché tutto quello che noi facciamo, gli incontri, hanno un taglio evangelistico. Oggi è l'8 marzo ed viene nel mondo festeggiata la donna, e noi non facciamo quello che abbiamo organizzato questa sera per unirci o conformarci alla festa della donna così come viene intesa all'esterno dalla Chiesa, anche perché la storia di questa festa ha dei principi veramente negativi, diaboli, di tutto quello che è successo. Quindi non è nostro intento di festeggiare questa festa, ma vogliamo cavalcare l'onda, perché vogliamo, in queste occasioni, non vogliamo perdere occasioni per predicare l'Evangelo e dare il giusto messaggio che deve essere dato. Quindi questa sera alle ore 19 ci sarà questa evangelizzazione, e io so che diverse sorelle si sono iscritte. Mi pare che siamo giunti a un centinaio di sorelle iscritte che parteciperanno a questa cena, e per l'occasione avremo il sindaco o la sindaca Monica Chittò, che ha confermato la sua presenza. Ci sarà l'assistente del sindaco, avremo il vice sindaco e una consigliera comunale. Anche loro hanno bisogno di Gesù, e siamo contenti. Sono tre uomini, e pure io, no? Quindi mi siederò al tavolo con loro, ma noi ringraziamo il Signore perché ci sono loro, ma sicuramente, e siamo certi, non mancherà la presenza del Signore.
che è quello che fa la differenza, e la guida dello Spirito Santo. E lo Spirito Santo che compunge e tocca il cuore alle persone. Quindi voglio fare un appello a tutta la Chiesa, coloro che non sono iscritti a questa serata, non siete qua o perché non avete potuto venire o non potete venire, ma una cosa lo possiamo fare tutti quanti, una cosa la possiamo fare tutti quanti, di pregare. Preghiamo affinché questa sera ci sia una forte unzione e possiamo uscire con la vittoria nelle nostre mani, perché vogliamo dichiarare questa serata una serata di salvezza, di anime che possano rispondere alla predicazione della parola di Dio. C'è un folto programma che è stato preparato, non mancheranno le testimonianze, non mancherà la predicazione della parola di Dio. Ci saranno dei canti, ci saranno delle scenette, immagino, ma sarà un programma, e tutto il programma prevede la predicazione dell'Evangelo in ogni forma. E quindi vogliamo pregare. Mosè diceva: noi non ce ne andremo di qui, non ci sposteremo, quando pregava il Dio del cielo, se la tua presenza non viene con noi. Abbiamo bisogno della presenza del Signore, e siamo grati al Signore per quello che sta facendo nella nostra vita. Questa mattina, insieme agli anziani, poi concludo, non vado avanti, stavamo considerando tutta l'attività svolta nell'arco di questi oramai 13 anni di storia della nostra Chiesa. E ringraziamo il Signore per quello che abbiamo potuto anche seminare nella città di Sesto San Giovanni. E oggi cominciamo a raccogliere qualche risultato, perché diverse porte si sono aperte in questa città. Diverse porte che ci danno e ci daranno la possibilità di entrare con l'unico scopo, quello di presentare Gesù. Questo è il nostro unico scopo, e siamo grati al Signore. C'è stato un prezzo da pagare nel corso di tutti questi anni. Il lavoro non è finito qua, credo che ancora il meglio deve venire, ma ringraziamo il Signore per quello che abbiamo avuto, per quello che stiamo vedendo, ma ancora per quello che il Signore ci farà vedere. Questa è la fiducia che noi abbiamo, diceva l'Apostolo Paolo, che colui che ha iniziato un'opera buona nella nostra vita la porta a compimento. Amen. Ci sono lavori in corso, e questi lavori stanno andando avanti, grazie a Dio, e noi vogliamo essere sensibili alla voce, alla guida dello Spirito Santo, e tutti insieme, come dice il verso Rema, noi vedremo la gloria di Dio. Amen. Gloria a Gesù. Quindi questa sera ci sono i preparativi, c'è fermento. Mi hanno detto dalla cucina: non fare più l'appello, perché se qualcuno si aggiunge siamo in difficoltà. Quindi io non lo so, voglio disubbidire a quello che mi hanno detto. Se c'è giusto qualcuno, ma giusto qualcuno, penso che dove mangiano due mangiano pure in tre, si diceva, no? Dove mangiano 100 mangiano punte 102, 103, non è un problema, no? Proprio se c'è qualcuno dell'ultimo momento, last minute, no? Quindi non c'è sconto per questo. Però se qualcuno si volesse aggiungere può comunicarlo a mia moglie, ma deve essere proprio giusto 1, 2, 3 al massimo, perché il numero oramai è chiuso. Amen. Gloria a Gesù. Penso di non aver... Ah, ok, sì, grazie. Allora, a questo proposito, oggi il servizio ristoro non funziona, perché già stanno lavorando per questa sera, e loro hanno gli altoparlanti là dentro, quindi stanno seguendo comunque il culto. Amen. Quindi il Signore benedica, loro si stanno facendo il loro culto, ma stanno servendo comunque la Chiesa e il Signore. Amen. Gloria a Gesù. Penso di non avere altri annunci. Sì, un'altra richiesta di preghiera: sabato mattina si terrà un'evangelizzazione presso alla quale parteciperò anch'io, presso la casa di reclusione carcere di Opera. La Chiesa di Opera, tutte le volte che vado mi chiedono di salutarvi, qualche volta mi sono dimenticato, loro porto i saluti da parte dei fratelli che sono ad Opera, e pregate anche per questa evangelizzazione, perché c'è un'opera in corso anche all'interno di quell'istituto. Amen. Gloria a Gesù.
Bello poter lavorare per il Signore, è la più grande soddisfazione che noi abbiamo, quello quando ci di adoperarsi per l'avanzamento del regno di Dio. Amen. Gloria a Gesù. Allora, questa mattina abbiamo tra di noi i fratelli di Domenico, Giuseppe e Domenico e Davide, scusa, Davide di Domenico. Giuseppe, figlio del pastore Tino Di Domenico, da diversi anni sta svolgendo un'attività, un'opera, portando avanti un'opera missionaria in Brasile. Non è la prima volta che viene a trovarci in mezzo a noi, è stato sempre strumento di benedizione, almeno una volta all'anno mi sa che viene in Italia, tre volte all'anno. Ah, una volta ogni tre anni, ogni tre anni viene in Italia e naturalmente poi in questa occasione fa un po' il giro delle chiese, visita le chiese. E questa mattina è tra di noi, ci porgerà il consiglio della parola di Dio e probabilmente ci farà vedere anche qualche slide, qualche fotografia riguardo all'attività che si sta svolgendo missionaria in Brasile. Ma prima di chiamare Giuseppe, vorrei che anche Davide ci desse un saluto. Davide, ci dai un saluto? Vieni avanti. Amen. Pace a tutti, Dio vi benedica, sono felice di essere qui con voi stamattina, ho fatto l'autista, l'accompagnatore anche, quindi è un piacere per me stare qui con voi. Volevo rinnovare l'invito per giovani, adolescenti e chi si sente ancora giovane, per sabato prossimo nella nostra chiesa Seriate, ore 19:30 avremo una riunione intercomunitaria, ci sarà mio fratello, il tema sarà la chiamata, il tema è seguimi. Quindi chi vuole venire è ben accetto e saremo felici di avervi in mezzo a noi. Dio vi benedica. Amen, grazie. Amen, gloria a Gesù. Giuseppe, vieni avanti, lo accogliamo con un applauso, noi caloroso. Amen, Dio sia lodato. Okay. Amen, Dio sia lodato. Sono contento questa mattina di conoscere un'altra parte della mia famiglia, la famiglia di Dio. Ringrazio Dio per essere qui con voi, ringrazio i vostri pastori, che Dio benedica grandemente la vostra vita. Porto i saluti della nostra chiesa in Brasile, porto i saluti della nostra chiesa a Seriate. È una gioia anche vedere persone che da tempo ci conosciamo, come Emanuela è nata, il mio cuore si riempie di gioia nel rivedervi, ho dei bellissimi ricordi insieme, quando siamo arrivati a Bergamo il lavoro è iniziato e ricordo io ero poco più di adolescente, avevo 13-14 anni e Emanuela era responsabile già della scuola domenicale e quindi sono cresciuto un po' anche nelle sue mani, dopo Dio ci ha dato l'onore di collaborare insieme un tempo. Anche Nathan, quando ho preso la patente avevo bisogno di qualcuno che aveva 10 anni di patente per aiutarmi e lui ha avuto il coraggio qualche volta di andare insieme a me. Sono passati più di 15 anni già, Nathan. Sono 10 anni che sono in Brasile insieme a mia moglie, il 15 aprile fanno 10 anni e Dio ci ha mostrato in questi anni qualcosa di meraviglioso. Ci ha fatto vedere la sua grazia in un modo tremendo. Siamo partiti con un desiderio che c'era nel nostro cuore fin da piccoli, quello di lavorare con bambini, e l'opera di Dio è cresciuta come noi non ci aspettavamo, perché Dio fa sempre di più di quello che noi pensiamo, di quello che noi crediamo, di quello che noi sogniamo e desideriamo, perché Dio è più grande, Dio vede al di là. E vorrei mostrarvi qualcosa che succede lì in Brasile per aggiornarvi, qualcuno di voi già conosce, ma c'è un verso nella Bibbia che dice così, che chi sa fare il bene e non lo fa commette peccato. E molte volte pensiamo che commettere peccato sia semplicemente fare adulterio, rubare, fornicazione, o ognuno di noi sa grandi peccati,
Ma la Bibbia riduce il peccato a qualcosa di molto più semplice da commettere. Chi sa fare il bene e non lo fa, commette peccato. Il vostro pastore diceva che la priorità della Chiesa è quella di guadagnare anime. E questo è il bene che noi possiamo e sappiamo fare. Ognuno di noi può fare questo bene. Non è una esclusività della lideranza della Chiesa, non è un'esclusività di pastori, anziani o poche persone, ma abbiamo ricevuto questo bene e questo dobbiamo fare. Quindi la nostra missione in Brasile si è trasformata un po' in questo, in strappare anime dall'inferno, siano esse grandi, piccoli, adolescenti, giovani o anziani, e vogliamo vedere il cielo riempito. E questo è un po' quello che stiamo facendo, semplicemente mettendoci a disposizione di Dio, perché non sono le nostre capacità, non è quello che noi sappiamo o non sappiamo fare, ma è la nostra disponibilità che fa la differenza, è la nostra resa a Dio. 10 anni fa siamo partiti insieme a mia moglie Teresa da Bergamo con tanta forza, tanta passione, tanta voglia di lavorare, con nessuna esperienza. Avevamo 3 anni di matrimonio, io avevo 25 anni, lei ne aveva 23 e mezzo, e così siamo partiti per una terra sconosciuta, la terra del Brasile, Lavras in particolare, la città dove abitiamo. Lavras è una città tra Belo Horizonte, Rio de Janeiro e San Paolo, è un triangolo, e noi siamo in mezzo a questo triangolo. Quando siamo arrivati, Lavras era una città che ai nostri occhi era molto povera. Non c'era asfalto per le strade, non c'era linea telefonica, internet funzionava una volta a settimana, ma in quest'anno abbiamo visto la benedizione del Signore in un modo miracoloso. Lavras, come il Brasile in generale, è una città che è cresciuta tanto, e oggi è una città, io ritengo, benedetta dall'Eterno, è una città universitaria, dove c'è un'università che è la seconda università migliore del Brasile, c'è gente del Brasile intera che viene a studiare in questa città, ci sono dai 10 a 15 mila giovani che ogni anno arrivano per studiare in questa città. E così abbiamo iniziato per fede, io e Teresa abbiamo fondato un'associazione dal nome JAC, che significa Gesù ama as crianças, o Gesù ama i bambini, e abbiamo iniziato a lavorare in un quartiere povero della città con un gruppo di bambini. Abbiamo affittato una casa all'inizio, io e Teresa abbiamo decorata e abbiamo iniziato il nostro lavoro con loro. Ogni giorno da 9 anni ormai diamo caffè, colazione, pranzo, merenda, oltre a fare quello che noi desideriamo fare, come ascoltavamo, predicare il nome di Gesù, perché crediamo che colui che può cambiare la vita non è un'associazione, non è qualcosa che noi possiamo fare per aiutare le persone, ma è la predicazione dell'Evangelo. Solamente quando ogni persona ha un contatto vero con Dio, ha un'esperienza reale con Gesù Cristo, la sua vita cambia, non solo da piccola, ma per l'eternità, perché questo è quello che Dio è venuto a fare. Questo è il giorno dell'inaugurazione della nostra prima casa, e in questi anni Dio ci ha dato l'onore di abbracciare più di 300 bambini. In 9 anni in JAC più di 300 bambini hanno ricevuto il seme dell'amore di Dio, della parola di Dio, e noi crediamo che con queste vite e con quelle che verranno ancora, grandi cose Dio farà. Alcune delle foto dei nostri bambini che in questi anni sono passati nella nostra associazione. Il nostro obiettivo, ripeto, era quello di parlare Gesù, ma non con un'evangelizzazione sterile. Abbiamo cercato di offrirgli amore, abbiamo cercato di insegnargli qualcosa che noi fin da piccoli abbiamo imparato nelle nostre scuole domenicali, quello di parlare a Gesù in un modo semplice come loro potevano capirlo. Abbiamo insegnato loro a lodare il Signore e a ritornare ad essere bambini. È quello che forse molti bambini in luoghi come il Brasile perdono molto presto, perché molto presto c'è la necessità di essere adulti, di crearsi qualcosa.
Questa è la risposta alla nostra missione. E quando vedi in un raduno, in un campeggio, come in questo caso, persone, bambini, accettare Gesù è la risposta a tutto quello che abbiamo chiesto a Dio. Perché sappiamo che sicuramente da bambini, dopo bambini cresceranno, avranno magari esperienze nel mondo, ma sappiamo che questo seme un giorno crescerà. E sappiamo che già sta crescendo e sicuramente Dio farà grandi cose. Insieme al lavoro con i bambini abbiamo iniziato a fare lì quello che abbiamo imparato qui, e evangelizzare per le strade, scendere in piazza, annunciare Gesù come il Signore. I bambini di Jack più volte ci hanno aiutato in questo, e abbiamo avuto vari risultati. E questa foto è una foto storica, perché almeno per il mio ministero sono i primi due battesimi che abbiamo realizzato 9 anni fa lì, e da questi battesimi qui, grazie a Dio, centinaia di persone sono scese nelle acque per dire che Gesù era il loro Signore. Quella che era prima una struttura che avevamo affittato, oggi Dio l'ha fatta crescere. È una sede propria con una casa di 400 metri quadrati dove oggi svolgiamo il nostro lavoro. Attualmente abbiamo 25 bambine dai 4 agli 8 anni che frequentano il progetto, e c'è un turno con varie sorelle della chiesa che ogni giorno si prende cura di loro. E l'anno scorso abbiamo iniziato qualche altra cosa, e quando arrivai in Brasile, un anno dopo, in chiesa eravamo 5-6 persone, è nata l'opportunità di comprare un terreno di 600 metri quadrati. E i fratelli hanno detto: cosa lo compriamo a fare un terreno di 600 metri quadrati? Ho detto: non lo so, vedremo più avanti. E a distanza di 10 anni, quest'anno abbiamo iniziato la costruzione della nostra chiesa in questo terreno. E quindi crediamo che per fine anno, oltre alla struttura di Jack, avremo anche un locale nostro, dove riunirci e lodare il Signore. In ogni chiesa che vado sto lasciando un peso, e vorrei lasciarlo anche al vostro cuore. Negli ultimi anni in Brasile il diavolo sta usando una strategia, quella di usare dei bambini per qualcosa di particolare. La legge brasiliana protegge l'infanzia e gioventù forse anche più di quella che dovrebbe proteggerla in alcuni aspetti, nel senso che tutti i minorenni fino a 18 anni di età non sono soggetti a penibilità di legge, nel senso qualsiasi crimine fanno non vanno in carcere. I trafficanti hanno visto questo e stanno usando vari bambini di 12, 13, 14, 15 anni per commettere il loro lavoro sporco, per fare il lavoro sporco, per commettere omicidi, eccetera. Avete ascoltato la storia in questi giorni, proprio ieri guardavo il telegiornale, di un imprenditore italiano che è stato ucciso in Brasile, e un ragazzo di 16 anni l'ha ucciso, è stato l'autore dell'omicidio. Perché? Perché domani è libero, perché la legge non lo può arrestare. Questa è la legge brasiliana. I trafficanti hanno capito questo e sempre di più stanno usando bambini giovanissimi per commettere i più grandi reati. E Myron era un ragazzo che faceva parte, è un ragazzo, che faceva parte del primo gruppo nostro. Quando io e Teresa siamo arrivati, abbiamo iniziato il lavoro, Myron aveva 7 anni ed è cresciuto in Jack. Il padre era un alcolizzato, usuario di droga, viveva per strada, e Dio ci ha dato l'onore di rialzarlo. Lui si è convertito, battezzato, per anni è stato nostro collaboratore. Ma Myron ha seguito un cammino diverso, è stato attratto dal mondo. E quest'anno, pochi giorni prima di Natale, ha disputato il traffico di droga con un altro ragazzo che era nel quartiere dove lavoriamo, e purtroppo ha commesso il suo primo omicidio. Spero sia l'ultimo. Ma oggi Myron è momentaneamente in una casa di recupero e ci resterà massimo fino a 21 anni. Ma fuori ha già ricevuto minacce di morte, e perciò noi lo affidiamo alle vostre preghiere, affinché Dio possa far germogliare quel seme che è stato piantato nel suo cuore e possa cambiare anche i cuori in qualche modo di questi uomini che lo hanno minacciato. Noi crediamo in un Dio
di miracoli. E noi crediamo in un Dio che cambia i cuori, che fa ogni cosa straordinaria. E perciò sappiamo che Dio può fare qualcosa di straordinario anche nella vita di Myron. Ma per questo, come diceva il pastore, abbiamo bisogno dell'intercessione e della preghiera della Chiesa. La Bibbia dice che c'è grande potenza quando un giusto intercede. E Dio ascolta l'intercessione dei giusti. E noi siamo giustificati per mezzo del sangue di Cristo Gesù. Perciò abbiamo bisogno, Chiesa, di unirci e pregare gli uni per gli altri. Quindi a voi affido questo peso, affinché Myron possa avere in qualche modo una soluzione diversa da quella che il diavolo gli ha offerto. E dicevo prima che Dio benedice le nostre vite in un modo tremendo come noi non immaginiamo. Siamo partiti 10 anni fa io e Teresa e oggi siamo una famiglia grande. Questa è la nostra famiglia. Abbiamo con noi una ragazza di 17 anni che faceva parte del primo gruppo di Jack. E quando Myron c'era, con 7 anni è entrata a far parte di Jack e con 10 anni è venuta ad abitare con noi. Quindi da 7 anni Lavinia abita con noi a casa nostra. Lei è qui in Italia oggi, non ci spostiamo perché siamo in 6 solo noi, non abbiamo bisogno di una macchina più grande, ma è qui in Italia. Oltre alla vigna, Dio ci ha donato Daniele, Daniele ha 7 anni, abbiamo Gabriele di 6 anni, e un anno e mezzo fa Dio ha completato, spero, la nostra famiglia con Greta di un anno e mezzo. Io spero, perché quando ci vedo dico siamo tanti. Mia moglie dice chissà, arriva qualcun altro. Fa, Signore, non ascoltarla, ascolta in altre cose, in questo qui già ci hai benedetto molto, benedici gli altri. Ma grazie a Dio, Dio fa qualcosa di meraviglioso e ripeto, più di quello che ci meritiamo, più di quello che ci aspettiamo, perché Dio è buono, Dio è buono, la sua fedeltà dura in eterno, dice la sua parola. Ed ora vorrei condividere un po' con voi quello che c'è nel mio cuore su alcuni momenti che a volte la nostra vita vive, su alcune cose che a volte affrontiamo nella nostra giornata, nella nostra camminata, sia cristiana che non. La Bibbia dice che piove sul giusto e sull'ingiusto. Ossia, ci sono delle cose che succedono ad ognuno di noi che a volte non aspettiamo, non ci aspettiamo, non immaginiamo, a volte non vogliamo. E Dio ha questa mattina una lettera per noi. Nel libro del profeta Geremia, nel capitolo 29, troviamo una lettera di Dio a una categoria di persone. Geremia 29. Vorrei invitarvi ad alzarvi in piedi con me. Il verso 1 ci dice queste parole. Queste sono le parole della lettera che il profeta Geremia mandò da Gerusalemme al residuo degli anziani condotti in cattività, e ai sacerdoti, e ai profeti, e a tutto il popolo che Nebucadnezzar aveva condotto in cattività da Gerusalemme a Babilonia. Dal verso 4 adesso, così dice l'Eterno degli eserciti, il Dio di Israele, a tutti quelli che condotti in cattività, che io ho fatto condurre in cattività da Gerusalemme a Babilonia, costruite case e abitatele, piantate giardini e mangiate loro frutti, prendete moglie e generate figli e figlie, prendete mogli per i vostri figli e date alle vostre figlie a marito, perché generano figli e figlie e perché la moltiplichiate e non diminuiate. Cercate il bene della città dove io vi ho fatti condurre in cattività e pregate l'Eterno per essa, perché dal suo benessere dipende il vostro benessere. Così dice infatti l'Eterno degli eserciti, il Dio di Israele, non vi traggano in inganno i vostri profeti e i vostri indovini che sono in mezzo a voi, e non date retta ai sogni che fate,
perché essi vi profetizzano falsamente nel mio nome. Io non li ho mandati, dice l'Eterno. Così dice l'Eterno: quando saranno compiuti 70 anni per Babilonia, io vi visiterò e manderò ad effetto per voi la mia buona parola, facendovi ritornare in questo luogo, poiché io conosco i pensieri che ho in mente per voi, dice l'Eterno, pensieri di pace e non di male, per darvi un futuro e una speranza. Mi invocherete e verrete a pregarmi, e io vi esaudirò. Mi cercherete e mi troverete, quando mi cercherete con tutto il vostro cuore. Ed io vi lascerò trovare da voi, dice l'Eterno, e vi farò tornare dalla vostra cattività. Vi raccoglierò da tutte le nazioni e da tutti i luoghi dove io vi ho cacciato, dice l'Eterno, e vi ricondurrò nel luogo da cui vi ho fatto condurre in cattività. Signore, nel nome di Gesù, tocca ogni cuore, Padre. Che il tuo spirito possa soffiare potentemente, Padre, sopra ogni mente, scacciando via ogni pensiero che non è tuo. Spirito Santo, Signore, che la tua presenza possa continuare nel nostro mezzo, Padre. Soffia su di noi, Spirito di Dio, alimentando una fiamma di fuoco, Padre, nei nostri cuori, affinché ognuno di noi possa essere edificato. Padre, non siamo noi che siamo venuti in questo luogo, ma il tuo amore ci ha tratto qui, Signore. Padre, con corde di amore tu ci hai portati, Padre, in questa assemblea questa mattina per benedire le nostre vite. Perciò, Spirito Santo, che la tua azione, Padre, sia forte, potente, evidente, Padre, nel cuore, nella mente, nell'anima di ognuno dei miei fratelli che è qui questa mattina, Padre. Benedici la mia vita, usa le mie labbra, Signore, come canale di benedizione per la tua Chiesa, nel nome di Cristo Gesù. Amen, amen, amen. Potete accomodarvi. È una storia che abbiamo letto di un popolo che viveva un momento difficile. Ma sapete, prima di arrivare a questo momento difficile, qualcosa è successo nella vita di questo popolo. Noi tutti conosciamo che il popolo di Israele non era un popolo all'inizio. E un giorno Dio ha chiamato un uomo, la vita di Abramo, affinché attraverso di quest'uomo il popolo potesse crescere. E Dio ha fatto promesse ad Abramo: io ti benedirò, farò di te una grande nazione, tu sarai benedetto, tutta la terra sarà benedetta attraverso la tua vita. Noi siamo benedetti attraverso la vita di Abramo. Ma e Dio ha dato delle promesse a quest'uomo di Dio, ma le promesse di Dio non si sono subito realizzate nella vita di Abramo. Conosciamo la storia: Abramo ha avuto Isacco, Giacobbe altri figli, tra cui Giuseppe. Giuseppe è stato portato in Egitto per un proposito speciale, quello di formare il popolo di Dio, un popolo per Dio. E quando Giuseppe è morto, la Bibbia ci dice che il faraone che è nato, che è sorto dopo Giuseppe, non conosceva la storia di quest'uomo, di quanto bene lui avesse fatto per l'Egitto, e ha messo il popolo di Israele, il popolo di Dio, in schiavitù, l'ha ridotto in schiavitù, fino a che Dio si è ricordato nella sua immensa bontà e benignità del suo popolo e ha mandato un liberatore. E attraverso la vita di Mosè il popolo è stato tirato dall'Egitto e portato fino alla porta della terra promessa, e con Giosuè e Caleb loro sono entrati. Ma sapete, durante tutta questa fase, da Abramo fino alla terra promessa, il popolo di Dio è stato un popolo che conosceva Dio. Il popolo di Dio è stato un popolo che ogni volta che era in difficoltà, anche se c'erano momenti dove sbagliava, dove abbandonava Dio, loro supplicavano al Signore e Dio aveva misericordia e faceva cose grandiose per questo popolo. Ma nella terra promessa è successo qualcosa di strano. Nella terra promessa la Bibbia ci dice che è nata una generazione che non conosceva l'Iddio dei padri. È nata una generazione che, nonostante avevano raggiunto la promessa, nonostante erano nel paese dove scorreva latte e il miele, non conoscevano la loro storia e quello che Dio aveva fatto per loro in un modo meraviglioso. E Dio dal cielo pensava: come faccio a dire a questo popolo che io esisto?
Come faccio a dire a questo popolo di ricordarsi di me? Come faccio a dire a questo popolo che io sono un Dio geloso, che non voglio che la mia gloria sia divisa con altri dei che loro stesso hanno inventato, che loro stesso hanno creato? Come faccio a ricordargli che io ho un piano meraviglioso per loro? È successo nella vita di questo popolo qualcosa che noi crediamo sia opera molte volte del diavolo. Qualcosa che noi crediamo che molte volte sia opera del caos o del caso nella nostra vita. Dio permise che un re straniero, che un imperatore, che una nazione invadesse Babilonia, Gerusalemme e portasse in cattività il popolo di Dio. E questa mattina io vorrei parlarti un po' sopra Babilonia. Vorrei parlarti un po' sopra di questa città nella quale molte volte noi ci troviamo, nella quale molte volte noi siamo condotti per alcune circostanze o situazioni, ma io credo che la Bibbia dice, perciò ci credo, che ogni cosa coopera al bene di coloro che amano il Signore. Perciò non c'è niente che caso per noi, non c'è niente che succede perché la vita e il destino hanno deciso così, ma ognuno di noi che ama Dio, Dio ha un progetto speciale per noi. E quindi ogni momento che noi viviamo, viviamo nell'amore del Signore, sapendo che Lui vuole farci del bene. Il verso 11 ci dice che Dio stesso dice: io conosco i piani che ho per voi, piani e pensieri di pace, pensieri di bene e non di male, per darvi un futuro e una speranza. Fratelli cari, quello che Dio ha per noi questa mattina, per ognuno di noi, è un futuro e una speranza. Non credere alle bugie del nemico che forse ti dice che per te è finita. Non credere alle bugie del nemico che forse ti dice che per te non c'è più niente da fare. Perché il tuo Dio è potente e il suo desiderio per la tua vita è quello di darti un futuro e una speranza. Ma molte volte abbiamo bisogno, per crescere e per avere questo futuro e questa speranza, di passare per Babilonia. Cosa vuole insegnarci Dio in Babilonia? Un giorno ho ascoltato la testimonianza di un missionario che è andato a visitare una chiesa in Africa. E questo missionario ha un progetto bellissimo di aiuto alle nazioni povere, ma il loro lavoro non è quello di portare alimenti, non è quello di portare soldi, non è quello di fondare chiese. Quello che loro vanno a fare, visitano questi paesi più poveri del mondo, visitano delle chiese locali e cercano, in collaborazione con la chiesa locale, delle famiglie che hanno qualche possibilità, e gli insegnano, gli fanno un corso di formazione. E dopo di questo corso aprono per loro qualcosa, una panetteria, un panificio, una fabbrica di scarpe, qualsiasi cosa, per dare dignità a quella famiglia e attraverso quella famiglia benedire la Chiesa e in quel modo aiutare l'opera di Dio in quella nazione. E un giorno questo missionario raccontava che è stato in Africa, principalmente in una nazione chiamata Burundi. Burundi è una delle nazioni, la terza se non mi sbaglio nel ranking della FIFA, più povera del mondo. E questo missionario è stato ad un culto la domenica mattina con questi fratelli, e il pastore gli ha detto: guarda, il nostro culto inizia alle 6 di mattina. E lui ha detto: sarà qualche preghiera di quelle sorelle che vanno la mattina, non hanno niente da fare, si svegliano presto e vanno in chiesa. Dice: passo a prenderti in albergo alle 6:15. E così il fratello missionario si è preparato, alle 6:15 il pastore è passato e sono arrivati in un luogo dove c'erano tutti i capannoni, uguale a questo qui forse, e erano tutti i capannoni e non c'era neanche una macchina. L'unica macchina era la loro, quella del pastore. Ha detto: sicuramente sarà come ho pensato, adesso devo andare, mi sveglio alle 6 di mattina per predicare a un gruppo di sorelle che vogliono pregare, 10-15 sorelle. Dice che quando è entrato in questo luogo, dice che c'erano migliaia di persone che stavano pregando, invocando il nome del Signore. E durante varie ore queste persone hanno continuato a lodare il Signore, lodare Dio con gioia, allegria. E dice che la presenza del Signore era grande, era tremenda in quel luogo. E sappiamo un po', abbiamo visto
ascoltato storie di questi culti in Africa. Ricordo che una volta anch'io ero in Argentina e il culto è iniziato alle 6 di pomeriggio e io dovevo pregare quella sera ed ero seduto insieme ai fratelli, erano le 6, le 7, le 8, le 9, le 10, le 11 e il pastore ha detto forse finirà, e a mezzanotte il pastore mi ha chiamato per predicare e avevo paura di predicare, ho detto adesso è mezzanotte. Ma ho detto, hanno cantato 4-5 ore, predicherò anch'io. Ho predicato, ho detto, faccio l'appello, Signore. Ho detto, fai l'appello. E ci sono state 2 ore dopo l'appello, e fino alle 2 di notte il culto. E in Africa non è diverso. E dove c'è un movimento di Dio, le ore passano in un modo straordinario. Ma questo fratello diceva, era mezzogiorno, dalle 6 di mattina era mezzogiorno, ha iniziato a predicare. E ha predicato, è finito il culto e il pastore l'ha invitato a mangiare a casa sua. E loro erano a questo pranzo e il menù del giorno era una patata a ognuno. E lui ha mangiato questa patata, ha detto, fratello, caro, io posso aiutarti. E stamattina il Signore mi ha visitato in un modo tremendo, io ho ricevuto molto di più di quello che io sono venuto a dare a questa chiesa. E gli ha raccontato il suo progetto. E indicami una famiglia affinché io possa formare la loro vita in qualche professione e così portare dignità a questa famiglia attraverso di questo progetto, la chiesa sicuramente può essere benedetta. Anche il pastore di questa chiesa ha iniziato a piangere e dire, fratello, questa è risposta di Dio per la nostra vita. È da anni che io prego affinché Dio benedica il Burundi. E io non voglio che il mio paese sia considerato uno dei più poveri al mondo. Io voglio che Dio possa benedire, possa portare dignità alle persone della mia chiesa. Ma ho una richiesta da farti. Quando verrai con questo progetto? Quando verrai a portare, come dici tu, dignità alle persone della mia chiesa? Non portare molta dignità. Anche il pastore, il missionario si è spaventato, ha detto, c'è un livello di dignità che possiamo portare. Come si fa a portare poco, giusta, di più? Dice, no, perché hai visto cosa è successo questa mattina al culto? Dice, certo che l'ho visto, sono ancora emozionato. La presenza di Dio era così forte che sento ancora lo Spirito Santo nella mia vita. E dice, sai perché quello è successo? Perché ogni persona che era in quel culto dipende totalmente da Dio. Io non vorrei che portando la dignità a queste persone succedesse la stessa cosa che è successa con la chiesa brasiliana, essendo un pastore brasiliano. Forse hanno raggiunto un livello di dignità così grande che sono autodipendenti. E sapete, questo non credo che sia un problema della chiesa brasiliana. Forse togliendo il Burundi, credo che sia un problema di molte delle nostre chiese, dove quando entriamo nella terra promessa dimentichiamo l'Iddio dei nostri padri, dimentichiamo l'Iddio che ha fatto per noi cose meravigliose. Ci sono dei rischi che noi corriamo molte volte nella terra promessa. È strano dire questo, perché nella benedizione noi dovremmo rallegrarci, nella benedizione noi dovremmo essere felici e dare in ogni momento gloria a Dio. Ma il cuore umano molte volte dimentica molto facilmente tutta la benedizione, tutta l'opera che Dio ha fatto per noi. E così come questo popolo ci troviamo molte volte in Babilonia, perché Dio ha un progetto per noi. Allora tu mi dirai, ma allora Dio vuole farci del male? Allora Dio vuole darci un castigo affinché io possa essergli fedele? L'Apostolo diceva un giorno che la volontà di Dio è sempre in qualsiasi caso buona, perfetta e gradita. Non c'è un altro tipo di volontà di Dio. Ogni cosa che Dio ha per te è buono, è perfetto, è gradito. Perciò credi in questo. Se succede qualcosa alla tua vita o se tu ti trovi in Babilonia è perché Dio vuole farti capire qualcosa. È perché Dio vuole farmi capire qualcosa. La nostra cattività, la mia e la tua, sono quando siamo imprigionati ad una situazione che noi non vogliamo. Quando succede qualcosa alla nostra vita che noi non desideriamo,
Ognuno di noi ha una Babilonia, una malattia, un problema, un lutto, un'ingiustizia, una disoccupazione. Ognuno di noi vive la propria Babilonia, uno scoraggiamento, una ferita nel cuore che non riesci a guarire e tu ti trovi intrappolato, imprigionato a una situazione che vorresti uscire d'essa, che vorresti liberarti da lei, ma non riesci. Ma nel capitolo 29 del libro di Geremia, quello che abbiamo letto, c'è una lettera di Dio al tuo cuore che vive in cattività oggi. Nel capitolo 29 di Geremia c'è qualche consiglio meraviglioso che Dio ha per me e per te. Dio ci dice questa mattina nel verso 4, così dice l'Eterno degli eserciti, il Dio di Israele, e già qui è qualcosa di tremendo. Non è qualsiasi persona che ti sta dicendo questo, non è qualcuno che sta parlando così per parlare, ma Dio di Israele, l'Eterno degli eserciti, parla al tuo cuore questa mattina e ti dice nel verso 5, costruisci case e abitale, pianta giardini, mangia i loro frutti, prendi mogli, genera figli e figlie, prendi mogli per i tuoi figli, dà le tue figlie a marito, perché generano figli e figlie, perché là in Babilonia tu possa crescere e non diminuire, moltiplicare e non diminuire. Sapete, oggi siamo molto facilmente condotti a pensare che qualche cosa che qualcuno dice è di sua autoria. C'è un personaggio nel mondo dello spettacolo che sta facendo successo in questi ultimi anni, che ha fatto un film molto bello, e dal nome La vita è bella, non è? Non è? E molte volte noi pensiamo che la vita è bella sia un'invenzione di un uomo di spettacolo. E molte volte noi pensiamo che questa frase sia qualcosa che qualcuno del mondo secolare vuole insegnarci. Ma in realtà, sapete, la vita è bella è una frase che nasce dal cuore di Dio. Perché la vita è un dono di Dio per ognuno di noi. E Dio ci dice questa mattina, guardate, la vita è per essere vissuta. La vita è per essere vissuta nei momenti belli e nei momenti brutti. Non possiamo lasciare che i problemi possano essere la causa di fermarci di vivere. Dio ti dice questa mattina, non smettere di vivere a causa dei problemi. Io so, io conosco i pensieri che ho per te, dice il Signore, pensieri di bene e non di male, per darti un futuro e una speranza. Non arrenderti alla cattività, perché in ogni momento, in ogni luogo, c'è un piano e un progetto di Dio per ognuno di noi. Perciò reagisci questa mattina, non aspettare di ritornare a Gerusalemme per essere felice, perché oggi è il giorno che Dio vuole darti vittoria. Oggi è il giorno che Dio vuole riempire il tuo cuore con un sentimento di giubilo, con un sentimento di gioia, nel quale anche stando in Babilonia tu possa dire, Signore, io ti ringrazio perché tu sei colui che vuole che io viva e viva con abbondanza. Non importa dove sono, non importa ciò che vivo, non importa ciò che vedo, io credo che tu mi vuoi bene, io credo che tu hai un piano per me, io credo che tu hai un programma speciale e bello per la mia vita. Dio ti dice questa mattina, vivi la vita oggi, perché io ho qualcosa di glorioso da fare con te. Ogni cosa, ripeto, coopera al bene di coloro che amano il Signore. C'è una necessità questa mattina, quella di trasformare Babilonia in Gerusalemme. C'è un'urgenza questa mattina. Sapete, molte volte non è possibile ritornare a Gerusalemme, non è ancora il tempo. Dio ha stabilito un tempo per questi uomini che era di 70 anni. Dio ha già un tempo nel quale Lui ti benedirà. Lui ha già un tempo nel quale i tuoi sogni si realizzeranno. Lui ha già un tempo nel quale tu vedrai cose diverse da quelle che oggi stai vedendo. Ma nonostante ciò, oggi è il giorno di trasformare Babilonia in Gerusalemme. Oggi è il giorno di trasformare il tuo cuore da un cuore afflitto, da un cuore
sofferto a un cuore pieno di gioia, a un cuore guarito, a un cuore che batte sempre di più per Gesù. Forse non è la tua condizione ideale, fratello caro, sorella cara, quella che stai vivendo, ma Dio vuole che tu vinca in questa situazione. In questa lettera che Dio manda questa mattina al tuo cuore ci sono 4 consigli su come trasformare Babilonia in Gerusalemme. 4 consigli che lo Spirito Santo vuole ministrare al nostro cuore. Il verso 4 dice così: così dice l'Eterno degli eserciti, il Dio di Israele, a tutti quelli che condotti in cattività, che io ho fatto condurre. Che cosa strana. Dio dice che io ho fatto condurre. Il primo consiglio che Dio vuole regalare al tuo cuore è quello di guarda la cattività come progetto di Dio per te. Non è un castigo, non è un'opera del diavolo, non è un abbandono del Signore, ma è un progetto speciale che Lui ha per la tua vita. È un processo nel quale Lui vuole che noi passiamo affinché possiamo essere più forti, affinché possiamo veramente aggrapparci al Signore e dare valore al Suo amore, affinché noi possiamo capire quanto è grande il Suo amore per noi e come molte volte i nostri passi ci portano lontano dal Signore. Dio ti dice questa mattina: guarda alla tua circostanza come mio progetto nella tua vita. Io voglio che tu ti rialzi, io voglio che tu possa alzare gli occhi e dire: Signore, io credo in te in ogni momento, Signore, io credo in te in ogni cosa, io so che tu sei con me nonostante io sia in Babilonia. Io credo che come un cantiere aperto tu stia lavorando nella mia vita. Non è facile, ma credi questa mattina che Dio è sempre al controllo. Ripeto, io conosco i pensieri che ho per te, dice il Signore, pensieri di bene e non di male, per darti un futuro e una speranza. Guarda avanti, perché Dio ha qualcosa di bello per te. La parola Gerusalemme significa città della pace, città di perfezione. E sapete, l'Apostolo un giorno diceva che il Dio della pace possa custodire il vostro cuore in un modo spettacolare, meraviglioso, grande. Ed è questo il progetto di Dio, portarti pace, portarmi pace. Ma la parola Babilonia significa porta di Dio. Affinché noi possiamo entrare in un luogo, bisogna passare per una porta. Ognuno di noi non può entrare in un luogo se non passa per una porta. Ed ogni porta che Dio apre è un luogo che c'è bisogno di entrare. E Babilonia è un luogo nel quale io e te dobbiamo passare per essere benedetti. Il verso 7 continua con questa speranza grande nel quale Dio ci dà il secondo consiglio, dicendo: cercate il bene della città dove io vi ho fatti condurre in cattività e pregate l'Eterno per essa, perché dal suo bene dipende il vostro benessere. Il secondo consiglio che Dio ci dà questa mattina è: cerca una causa più grande della tua. Sapete, molte volte perché i nostri problemi sono enormi? Perché noi guardiamo solo ad essi. Molte volte i nostri problemi sono grandi perché noi non ci accorgiamo che intorno a noi ci sono persone disperate realmente. C'era una pubblicità qualche anno fa in Italia di una banca, se non mi inganno, che diceva: il mondo gira intorno a me. Non è vero, perché questo è il nostro desiderio, che i nostri sogni, i nostri bisogni, le nostre necessità siano in qualche modo soddisfatti, siano in qualche modo raggiunti, siano in qualche modo soluzionati. E quindi molte volte il nostro unico sforzo è quello di vedere la nostra vita bene, è quello di vedere la nostra vita benedetta. Ma Dio ti dice questa mattina che c'è bisogno di alzare gli occhi e guardare intorno a te, Chiesa del Signore.
Un giorno la Bibbia ci dice che io e te siamo benedetti con ogni tipo di benedizione in Cristo Gesù. Ma molte volte come Chiesa non lo capiamo questo, non ci ricordiamo di questo e ci ritroviamo tante volte ad elemosinare benedizioni, a paralizzare la nostra vita dicendo: Signore, io ho bisogno di questo, Signore, io ho bisogno di quello, quando Dio ci dice che in Cristo Gesù noi già siamo benedetti. Fratelli cari, intorno a noi ci sono ogni giorno persone che muoiono, che non conoscono Gesù. Queste sono cause più grandi delle nostre. Ci sono famiglie che sono distrutte dal nemico ogni giorno perché nella loro casa non c'è la soluzione che c'è nella nostra casa. Ma nonostante ciò, noi guardiamo ai nostri problemi e ci dimentichiamo di dire: Gesù è la nostra speranza, Gesù è la speranza del mondo. Molte volte i nostri problemi diventano la nostra missione, molte volte i nostri problemi diventano il nostro scopo di vita, ma noi non siamo qui per risolvere i nostri problemi, perché Gesù un giorno disse: tu che sei stanco, tu che sei sopraccaricato, riponi i tuoi pesi ai miei piedi e io ti darò riposo. Perciò i nostri problemi sono cosa di Dio. Quello che noi siamo chiamati a fare come Chiesa del Signore è quello di trovare una causa più grande della nostra. È quella di dire: Signore, aiutami a guardare intorno a me. Abbiamo bisogno di realizzare che in noi, in Cristo Gesù, siamo già stati benedetti. Un giorno lo stesso Gesù ci insegna questo. Era un giorno triste per lui, come forse lo è per te molte volte. Era un giorno nel quale la sua anima gridava più forte del solito. Era un giorno nel quale il dolore nel suo cuore era grande, al punto di sanguinare dalla testa. E lui era in un giardino e vedeva il peccato avvicinarsi alla sua vita. E lui non lo voleva. Era per lui qualcosa di tremendo. Era per lui qualcosa di grande, al punto di guardare in cielo e dire: Padre, allontana da me questo calice. Padre, questo per me è un problema troppo grande. Ma la Bibbia ci dice che Gesù ha sopportato la croce per la gioia che gli era posta dinanzi. Ossia, lui ha trovato una causa più grande della sua, una causa più grande del dolore, una causa più grande della morte. E io e te siamo la causa che Cristo ha trovato. E Cristo ci ha insegnato: se io ho vinto, tu puoi vincere. Se io ho vinto, tu sei più che vincitore. Perciò aggrappiamoci a Dio questa mattina e diciamo: Signore, come tu ci hai insegnato nel Getsemani, anche noi vogliamo imparare a trovare una causa più grande. Aiutami a non guardare solamente a me stesso, ma aiutami a guardare oltre, Signore. Aiutami a capire che ci sono persone intorno a me che non hanno la stessa speranza che io ho, che non hanno la stessa opportunità che io ho. Signore, io credo, io dichiaro sulla mia vita che io già sono benedetto con ogni tipo di benedizione. Signore, togli dal mio cuore questo spirito di elemosina. Togli dal mio cuore, Signore, questo spirito di povertà spirituale e aiutami a capire, Signore, che in te e in me c'è speranza di gloria, che nella mia vita Cristo ha già fatto cose straordinarie e perciò, Signore, aiutami a cercare una causa più grande. Il verso 8 e il verso 9 continuano dicendoci così. Così dice infatti l'Eterno degli eserciti, il Dio di Israele: non vi traggano in inganno i vostri profeti e i vostri indovini che sono in mezzo a voi, e non date retta ai sogni che fate, poiché essi vi profetizzano falsamente nel mio nome. Io non li ho mandati, dice il Signore. Il terzo consiglio che Dio dà alla nostra vita per trasformare Babilonia in Gerusalemme, che abbiamo bisogno di mantenere una sobrietà biblica. Molte volte quando siamo nei problemi cerchiamo qualcuno che ci dica quello che il nostro cuore desidera ascoltare. Dio aveva già profetizzato dicendo: passeranno 70 anni e dopo io vi libererò. Passeranno 70 anni e dopo io vi ricondurrò a Gerusalemme. Passeranno 70 anni e dopo io vi mostrerò il mio favore. Ma questo popolo diceva: Signore, liberaci ieri. Signore, vogliamo vedere la tua gloria prima. E cercavano uomini
di Dio, profeti che gli dicessero quello che il loro cuore desiderasse. E molte volte li troviamo. Molte volte troviamo persone che ci dicono quello che noi vogliamo, e sapete, questo non è motivo di gioia, non è motivo di vittoria, perché se non è piano di Dio questo non succede, e ci ritroviamo dopo un tempo ancora peggio di prima, perché diciamo: Signore, perché non sei fedele? Signore, perché hai parlato e non compi? Dio parla sì attraverso di profeti, Dio parla sì attraverso di uomini e donne di Dio, ma Dio parla principalmente attraverso la sua parola. In Babilonia noi non possiamo creare un'altra Bibbia, in Babilonia non possiamo dare ovito, ascolto a false dottrine, a bugie di uomini. L'apostolo Paolo d'altronde già lo sapeva e diceva: negli ultimi tempi gli uomini vorranno ascoltare quello che loro vogliono e andranno dietro a favole inventate da uomini. Fratelli cari, aggrappiamoci alla sana dottrina. La Bibbia dice, il salmista dice un giorno: Signore, la tua parola è una lampada al mio piede. Se abbiamo bisogno di lampada è perché il cammino molte volte è scuro. Se abbiamo bisogno di lampada è perché molte volte non conosciamo il cammino. E allora diamo gloria a Dio per gli uomini e le donne di Dio usate da Lui che dirigono i nostri passi. Ma non dimentichiamoci mai che la base della nostra fede non è un'esperienza, non è un'idea, ma è la parola di Dio. Ogni profezia, ogni parola, ogni sogno che concorda con la parola di Dio sia ben accetta nel tuo cuore. Ma quando il tuo desiderio, la tua mente, la tua alma parlano più forte di: Signore, aiutami ad accettare la tua volontà, nonostante la mia è quella di dire: Signore, allontana questo calice, ma io voglio credere che tu sai, che tu conosci i pensieri che hai per me e che questi pensieri mi daranno un futuro e una speranza. La Bibbia di Gerusalemme è la stessa Bibbia di Babilonia. E l'ultimo consiglio che Dio ha per noi lo troviamo nel verso 12 e nel verso 13. Voi mi invocherete e verrete a pregarmi e io vi esaudirò. Mi cercherete e mi troverete quando mi cercherete con tutto il vostro cuore. C'è una piccola parola con un grande significato. Tutto, tutto, tutto. Cos'è tutto per noi? Molte volte diamo una relatività al tutto. Quante volte abbiamo detto ognuno di noi: io farei di tutto per raggiungere quell'obiettivo. Non è vero? Io penso, almeno per la mia vita è stato così, che inizi a capire la parola, il valore di tutto quando hai dei figli. E quando questi figli hanno dei problemi, quando hanno delle malattie, quando hanno una diagnosi che tu non vorresti, allora inizi a capire cosa è tutto. Inizi a capire cosa faresti veramente affinché quella diagnosi, quella parola sia diversa. Il quarto consiglio che Dio ci dà questa mattina è: cerca disperatamente l'Iddio di Gerusalemme. Dio vuole persone radicali, fratelli cari. Dio vuole persone che disperatamente cercano il Signore. Come disse nei comandamenti, con tutta l'anima, il corpo, le forze, la mente, disperatamente abbiamo bisogno di ricercare Gesù. Quando cerchiamo Dio radicalmente, la sua presenza si torna così forte nelle nostre vite che qualsiasi luogo nel quale noi ci troviamo diventa Gerusalemme. La geografia della nostra vita non fa più nessuna differenza, perché Dio in noi trasforma ogni cosa. Giuseppe un giorno era fisicamente in una cisterna, ma la sua anima era a Gerusalemme, perché dentro di lui la presenza di Dio era forte. Dopo la cisterna lui andò ad un mercato di schiavi, ma la sua anima era in Gerusalemme. Un giorno era in un carcere in Egitto, ma la sua anima era a Gerusalemme. Daniele
fu buttato un giorno davanti a dei leoni feroci. Con il corpo era lì in pericolo. La geografia della sua vita diceva: Daniele, sei a Babilonia. Ma la sua fede diceva: io sono a Gerusalemme, nel centro della volontà di Dio. Paolo e Sila erano in un carcere, dove erano stati già umiliati, picchiati, erano stanchi. Ma la Bibbia dice che il loro cuore ha iniziato a giubilare in Gerusalemme. E Dio ha fatto tremare la terra, che qualcosa di meraviglioso è successo in quel carcere, perché hanno disperatamente cercato l'Iddio. Gesù un giorno ha affrontato Babilonia. Quando era sulla croce, nonostante il suo cuore era già nelle mani di Dio, non ce l'ha fatta più. I pesi erano grandi, le pressioni erano troppe, il peccato era qualcosa che lui non sopportava. E lui ha alzato gli occhi e disperatamente ha cercato l'Iddio di Gerusalemme. E tuo padre, nelle tue mani io affido il mio spirito. Io ti do la mia vita totalmente, perché io so, io conosco che i tuoi piani per me sono piani di bene e non di male, per darmi un futuro e una speranza. Affidati a Dio, fratello caro, sorella cara, questa mattina, con tutte le tue forze, affinché tu possa trasformare oggi la tua Babilonia in Gerusalemme. Dio dice questa mattina: ci vorranno 70 anni. È qualcosa che molte volte non ci piace ascoltare. Noi vorremmo risolvere il nostro problema nel nostro modo, come noi pensiamo. Dio ti dice oggi: io farò a suo tempo, ma non è oggi il tempo. Oggi è il tempo che il tuo cuore esulti. Oggi è il tempo che tu vinca nonostante sei in Babilonia. Guarda la cattività come progetto di Dio. Cerca una causa più grande della tua. Abbi una sobrietà biblica. In ogni momento di Signore, aiutami a credere nella sana dottrina, perché io so che tu hai il meglio per me. E infine, cerca disperatamente l'Iddio di Gerusalemme. Aggrappati a Lui con tutte le tue forze, affinché Lui possa mostrare la sua gloria in te. Un giorno l'Apostolo Paolo disse: Paolo, il mio potere si perfeziona nella tua debolezza. Io mi mostrerò nella tua vita quando tu dirai: Signore, io dipendo totalmente e solamente da te. Che Dio ci benedica grandemente, e noi oggi, ognuno di noi, possa trasformare Babilonia in Gerusalemme, il luogo che è il centro della volontà di Dio per ognuno di noi. Amen. Grazie, pastore. Alleluia, ci alziamo in piedi e ringraziamo il Signore per la sua autorevole parola. Una parola che ci incoraggia, ci esorta, ma ci stimola anche sempre di più a confidare in Lui. La Scrittura dice che la fede viene dall'udire, dall'ascolto. Amen. E noi ringraziamo il Signore perché ancora oggi il Signore, come sempre, attraverso la predicazione, la parola profetica più sicura, la predicazione della parola di Dio, ci incoraggia e ci stimola, e ancora oggi ci incoraggia, e sappiamo ancora oggi, come ci è stato detto, che Dio è l'Iddio che trasforma, Dio è l'Iddio che cambia le situazioni. Alleluia, ancora oggi il Signore Gesù è in grado di cambiare l'acqua in vino. Alleluia, c'è qualcosa di impossibile per il Signore? C'è qualcosa che il Signore non possa fare o cambiare? Qual è la tua Babilonia? Credo che personalmente ognuno di noi vive o viviamo
la nostra Babilonia, le nostre situazioni, come è stato detto, a non tutti piace trovarsi in una Babilonia, paragonato a un problema o una situazione difficile. E non è facile esultare quando ci troviamo, come diceva Giacomo, nelle svariate prove, prove di ogni genere. Pure la scrittura, il Signore ci incoraggia, come ha fatto ancora in questa mattina, a considerare motivo di grande gioia quando veniamo a trovarci nelle svariate prove, ovvero prove di ogni genere, ogni situazione. Come è stato detto, quando noi ci troviamo nella nostra Babilonia o nelle nostre difficoltà, di solito ci piangiamo addosso. Di solito non vediamo il mezzo bicchiere pieno, ma di solito vediamo tutto il bicchiere vuoto. A volte subentra lo scoraggiamento al punto tale che non vediamo più nemmeno via d'uscita o vie di uscite. Vediamo tutto nero e buio intorno a noi. Altro che considerare motivo di grande gioia quando ci troviamo nelle svariate prove. Però ringraziamo il Signore perché Babilonia produce. Le prove producono sempre qualcosa nella nostra vita. Le prove sono opportunità per Dio, o quelle opportunità che ci portano a realizzare o a vedere la gloria di Dio nella mia e nella nostra vita. Personalmente io ringrazio il Signore per tutte le volte che mi sono trovato nelle svariate prove. Al momento forse non capivo e non vedevo, ma poi ho visto, poi ho potuto ringraziare il Signore, perché la sua gloria, la sua volontà, ancora una volta si è manifestata perfetta, buona, giusta, gradita nella mia e nella nostra vita. Alleluia, gloria a Gesù. Adoriamo il Signore. Attraverso il tuo modo di pensare, il mio modo di pensare, attraverso il nostro modo di vedere, possiamo cambiare Babilonia in Gerusalemme. Alleluia, alleluia, gloria a Gesù. La fede ci porta a vedere oltre le circostanze e le montagne che si presentano davanti a noi. Signore, cambia il nostro modo di vedere. Dacci una visione in accordo alla Tua, in accordo alla Tua parola. E noi in questo momento, a prescindere dalla situazione che viviamo e dai problemi che viviamo, noi vogliamo esultare. Il Tuo popolo esulta. Noi esultiamo a prescindere dalle situazioni e dalle circostanze. E come salmista vogliamo dire: anima mia, benedici l'Eterno in ogni tempo. Benediciamo l'Eterno in ogni tempo, benedici l'Eterno in ogni momento, in ogni circostanza, a prescindere dalla situazione in cui tu vieni, ti vieni a trovare o che ti stai venendo a trovare. Il Signore ci dice in questo giorno: benedici. La sua parola ci incoraggia e ci dice: benediciamo insieme il Signore. Anima mia, benedici l'Eterno. Benediciamo il Signore, benedici il Signore, benedici l'Eterno, consapevoli del fatto che il Signore sa quello che fa. Io so i pensieri che medito per voi. Il Signore sa il fatto suo. Alleluia, gloria a Gesù. Adoriamo il Signore in accordo alla parola che abbiamo ricevuto e che è stata depositata, seminata nella nostra vita. Noi ringraziamo il Signore perché la sua parola va sempre ad effetto. Amen. Produce sempre nel nostro cuore il suo frutto. Io cerco il volto tuo con tutto il mio cuore.
sei fatto il tuo voler nella vita mia, Signore. Non cerco le ricchezze, ma solo il tuo splendore. Con tutto il mio cuore, io sono tuo, Signore. Cerco il volto tuo e con tutto il mio cuore, sia fatto il tuo voler nella vita mia, Signore. Non cerco le ricchezze, ma solo il tuo splendore, con tutto il mio cuore. Della distretta, invocami, io te ne trarrò fuori, dice il Signore, e tu mi glorificherai. Alleluia. Invocami nel giorno della distretta. Ti trovi nella distretta, nell'avversità? Invoca il Signore, invochiamo il Signore. Ho invocato il Signore e Lui mi ha risposto, diceva il salmista. Lui ha ascoltato il mio grido. Alleluia, gloria a Gesù. Alleluia, invocami nel giorno dell'avversità. Alleluia, gloria a Gesù. In questo momento, mentre siamo tutti in questa atmosfera spirituale, non farò nessun appello, ma lì dove ti trovi, sicuramente tutti noi almeno abbiamo un bisogno, una necessità. Invoca il Signore, presenta al Signore in questo momento il tuo bisogno. L'apostolo Paolo diceva: siano le vostre richieste rese note a Dio. Rendiamo noto, non perché il Signore non conosce e non sa, ma vogliamo dimostrare la nostra fede, dimostrazione di fede. Invoca, rivolgiti al Signore, rivolgiamoci al Signore, presentiamo al Signore il nostro bisogno, le nostre necessità, la nostra Babilonia.
io te ne trarrò fuori e tu mi glorificherai. Rendiamo note al Signore i nostri bisogni, le nostre necessità, mediante suppliche, preghiere e ringraziamenti. Ringrazia il Signore in anticipo per quello che riceverai. Ringraziamo il Signore. In ogni cosa, dice la Scrittura, rendete grazie, perché questa è la volontà di Dio. Alleluia. Signore, in questo momento stanno salendo a te diverse preghiere, diverse suppliche. La tua Chiesa ti invoca, noi ti stiamo invocando insieme ed insieme ti stiamo presentando ogni nostro bisogno, ogni nostra necessità. Signore, grazie perché attraverso il mio bisogno, il nostro bisogno, tu, Signore, ti manifesterai e ci farai conoscere, e ti farai conoscere come il Dio di Gerusalemme. Grazie, Signore, perché tu sei colui che crea la via laddove via non c'è. Grazie perché tu sei il fedele. Grazie perché tu non solo sei interessato a venirci incontro nei nostri bisogni, ma sei anche interessato ad esaudire le richieste, i desideri del nostro cuore quando sono in accordo alla tua volontà. Grazie per gli esaudimenti, per l'esaudimento ad ogni nostra preghiera e per come soddisferai anche ogni desiderio presente nel mio e nel nostro cuore. Ma vogliamo ringraziarti ed insieme darti tutto l'onore e tutta la gloria, perché tu porterai a compimento l'opera che hai iniziato nella vita di ognuno di noi. Grazie, Signore, perché tu sei il Dio che costruisce e ricostruisce. Tu sei il Dio che ripristina. Grazie, Signore, perché tu sei il Dio che ripristina tutto ciò che il diavolo ha tentato di distruggere. Noi ti benediciamo. Il tuo popolo ti benedice. Noi ti esaltiamo perché tu sei l'eccelso. Sei al di sopra di ogni situazione e di ogni circostanza. A te l'onore, a te la gloria, a te l'onore, Signore, a te la gloria, l'onore e la gloria, da ora e per sempre in eterno. Amen. Amen. Alleluia, gloria a Gesù tutto l'onore. Amen. Ringraziamo il Signore ancora per la sua parola. Amen. Possiamo concludere con un canto? Gesù Signor, Gesù è re della, Signore dei Signor, Gesù è il vincitore che ci salverà, Egli è re della, sopra la terra. Gesù è re della, Signore dei Signor.
vostri occhi alzati verso di me. Levate a noi la voce, aprite il cuore al suo amore, date a lui la gloria, la forza e l'onore. Chi è re di gloria? Chi è il re di gloria? Chi è il re di gloria? È Gesù il Signore, Gesù è re dei re, Signore dei signori. Gesù è il vincitore che ci salverà, egli è re dei re sopra la terra. Gesù è il re dei re, Signore dei signori, egli ritornerà. Gesù è il redentore che ci salverà, egli è re dei re sopra la terra. Gesù è il re dei re. Amen. Gesù è il re dei re, il Signore dei signori. Amen. Prima di concludere, un appello, una richiesta di servizio. Allora, abbiamo bisogno di preparare la sala per questa sera alle ore 19 e anche di renderla pulita, ordinata. Pertanto abbiamo bisogno, se possibile, un po' di manovalanza maschile. E tutti coloro che si rendono disponibili, e spero che ne troviamo, è necessario dare il proprio nominativo al fratello Alessandro Frittoli o alla sua moglie Vera, così possiamo preparare i locali per questa sera. Amen. Ringraziamo il Signore per quello che abbiamo ricevuto oggi. Grazie ancora a Giuseppe e Davide per essere stati con noi. Grazie Giuseppe. Signore, continua a benedire il tuo ministero in Brasile. Chiediamo di portare i nostri saluti alla Chiesa e al pastore Tino di Domenico. Amen. La grazia del nostro Signore e Salvatore Gesù Cristo, l'amore di Dio e la comunione con lo Spirito Santo rimanga con ognuno di noi da ora e per sempre in eterno. Amen. Il Signore ci benedica.